Ciao a tutti ragazzi, oggi preparerò delle polpette fritte ripassate poi nella salsa di pomodoro. Andiamo a vedere come procedere. Iniziamo con la preparazione del sugo. Tagliamo quindi la cipolla, fiamma accesa, aggiungo in questo tegame dell'olio extravergine d'oliva e metto a rotolare la cipolla. La cipolla soffrigge, aggiungo la salsa di pomodoro. Regolo di sale e lascio cuocere a fiamma media. Mollica di pane, metà come quantitativo di carne di vitello, metà carne di maiale. Se preferite potete utilizzare o solo la carne di maiale o solo la carne di vitello, tranquillamente. Olio extravergine d'oliva, un goccino di vino bianco, pepe nero macinato fresco, parmigiano reggiano, prezzemolo, sale, poco d'aglio, anche in polvere non sarebbe male, e l'uovo. Dopo aver toccato l'uovo, che comunque era già lavato, ho rilavato le mani e inizio ad impastare tutto. Guardate, l'operazione è molto semplice. Si fa afferrando il composto, stringendolo a mo' di pugno. E impastiamo così per qualche minuto. Ho amalgamato tutto per bene. Posso iniziare a fare le polpette. Guardate, basta questo movimento rotatorio fatto con il palmo della mano. Le polpette sono pronte. Ho già messo a scaldare l'olio, chiaramente di semi di girasole, le possiamo friggere. Ho appena messo a friggere le polpette, le facciamo stare circa un minuto e mezzo, massimo due minuti, giusto per far ricreare la crosticina esterna, e poi continueranno a cuocere nella salsa di pomodoro. Sono passati due minuti, andiamo a mettere le polpette direttamente nella salsa di pomodoro, che come vedete si è già asciugata. E lasciamo cuocere a fiamma lenta per una mezz'oretta, in modo da far insaporire sia le polpette che la salsa. Le polpette fritte ripassate nella salsa sono pronte, passate una mezz'oretta circa, le vado ad impiattare. Eccole qua, le nostre polpette fritte e ripassate nella salsa di pomodoro. La cottura mi sembra giusta, non mi resta che assaggiarle. Raga, una vera bontà, io le preferisco a quelle soltanto cotte nel sugo, che trovate comunque nel canale, perché quella crosticina che si crea, chiaramente sono più pesanti per carità, quella crosticina che si crea in frittura fa la differenza. Io vi invito veramente a provarle. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, commentate per dare o ricevere consigli, per chiedere consigli, condividete il video ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!